non è l'abito che fa il Monaco, sono i magazzini Mangini che fanno l'abito, e volendo anche il Monaco, se hanno voglia, insomma. Poi non è Torri del Monaco che fa il Mangini, è la Rosa di Terricciola, e c'è i magazzini Mangini, c'è anche un Monaco alla Terricciola che fa quello che vuole di clausura, cioè non... Andrea Gresti, sigla. Dove stavo ieri sera? Ieri sera sono stato a ballare il Pompigea. Non avevo discoteca. No, il Pompigea è uno stile di vita. Voglio fare un pezzo contemporaneo che non rimanga, che sia istantaneo. Poi mi faccio un tatuaggio sulla mia spalla che dice: guarda, ho un tatuaggio sulla pelle della mia spalla. Guarda bene, ne ho solo uno, se non me lo facevo non ero nessuno. Guarda sul cielo, è un'astronave. Ascolta questo brano, è una stronzata. Metto a disposizione della collettività la mia creatività. Mi rendo conto, non è elevata. Chi se ne frega, mi sento vivo. Ho poco tempo, voglio fare presto, e come Ernesto ho un tatuaggio e scrivo: Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino. Buonasera a tutti. Stavo a pensiero che lei stasera magari, non so, un mal di testa, un manca. Invece c'è, che bello, Marion Venturini qui con noi anche lei stasera. Come va, come sta? Ci dica, ci dica. Io sto molto bene, grazie. Ecco, purtroppo bravo. Anche lei. Le è tornata la voce. Sì, è tornata la voce. Discretamente sto conquistando, diciamo, tono su tono. Ecco. Le mie preghiere non funzionano. Vabbè. Perché rema contro lei, mi fa ammalare. Lei vuole... Guardi, se vorrei presentare da sola, lo faccia. Mm. Io non è... Presente chi c'è. So. Sente, ci vuole concentrazione. Te lo immagini, sì. Ambarabacci cicco. Se ne può più. La faccia una va, è semplice. La faccia e si liberi da questo peso. Tre. Via. Ambarabacci. Ma mi fanno ridere. Aspetta. No, la devo dire, ragazzi. L'ho preparata 3 mesi. Bisogna la dica. Ambarabacci cicco. Due gemelli sul comò. Che sparavano cazzimate, lo facevano da mesi, i gemelli, sì, a me, sì. Mi garbava più prima quando non la finiva, era più... Carina, vero? Da morire. Capito perché questo... È bellissimo. Ma certo, ragazzi, ma io sono contento davvero. Siamo artisti finalmente, ragazzi. Televisivi proprio. Ma si chiamano, dice, ma quelli sono artisti. Ma poi è facile stare in televisione, mi è piace facile, proprio. Insomma, facile, facile. Sì, è facilissimo. Le pubblico, insomma, io facile. Però, sì, facile. Le pubblici, buonasera, presentatore, le pubblicità mi riescono. Pubblicità bisogna avere la faccia. Ce l'ho, guarda che faccia. Da che c'entra, ma le pubblicità le sono più da donne, tipo... Ma... Ti riesce a fare la pubblicità? La Marcucci. A te ti riesce a fare la Marcucci? La Marcucci. Cioè, te vorresti prendere di sacco la Marcucci? Io dai, allora facci vedere, vai. Bravo, lui è un artista. No, tiki tiki ta è la chiabotto. La chiabotterei. Chi è la chiabotterei? La Marcucci. La chiabotto fa tiki tiki ta. La chiabotto. La Marcucci fa altre cose. Ora l'hai detto, se ti riesce a fare la Marcucci. Ma sono gonfio. Sei gonfio? Sono costipato. Bravo, la Marcucci fa così. Gompi, ma gompi. Non dovevo, mi è rimasto tutto sullo stomaco. Bravo, bravo, vedi? Allora gli esce con la pubblicità. No, pigli i bifidus. Mando i bifidus. Ti fa bene quello il bifidus. Della stomacata. Figlio, sì. Ma da quando bevo... Il bifidus. Da quando... Bifidus. Sono costipato. Activia. Bifidus activia. Dillo, ormai sei costipato. Da quando bevo... Bifidus. Da quando prendi bene, per bene, la pubblicità. Sono costipata. Sì. Da quando il brivido. Il bifidus attivo. Da quando attivo il bifidus. Sì, attivo. Attivo, guardi, il bifidus. Dai, da sei costipato, sei gonfio. Sono costipato, sono gonfio. Sì. Da quando bevi il bifidus, il bifidus, da quando mangio lo yogurt. Sì. Cavo come un papero. Ah no, ascolta. Lo vedi? Le pubblicità non sono così. Le pubblicità non sono così. Per vendere il prodotto diritto. No, te l'ho detto io. Siamo artisti. Bisogna dimostrare. Non lo voglio fare. Sì, siamo artisti. Questo è il nostro mestiere. No, artisti. No, arti. No, sì, sì, no, sì, no, sì. Io ho studiato. E io, e io, e io. Cosa hai studiato te? Artisti, siamo artisti. Io ho studiato, ho aperto anche uno studio ora. Va bene, allora dillo. Io sono l'artista, lui ha studiato. Io ho aperto uno studio. Uno studio. Poi uno studio. Ho studiato per l'allorgolo, non mi riesci a dirlo. La? L'allergologo. La? L'allergologo. 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 L'allergologo.
Vengono da me le donne là largo. Le donne da come? Là, la, largo. Strette, poi vengono da me. Ma c'hanno qualcosa le donne? Cosa c'hanno? C'hanno i... Come si dice? Il prurito. C'hanno il prurito. Il prurito e tu fai l'allargolo. L'allargolo. Vengono con il prurito. Il prurito. E l'allargo. Fermo, aspetta. Il prurito, ho capito. Scusa, e togliamo una curiosità. L'allergologo? Bravo, segnalo. Ma cosa segno? Un sull'iPad. Scrivilo sull'iPad. Cercando di aiutarti. Scusa un attimo, fermi tutti. Che c'è? Scrivilo sull'iPad. Guarda in mano. No. L'allergologo, te fai l'allergologo? Sì. Ma scusa, e togliamo una curiosità. Ma quando voi allergologhi, sì, no? Allergizzate le donne che hanno l'allergia, mentre siete lì che allergizzate le zone. Le zone. Allergizzate le zone, ma sei scemi? Le donne, voi le allergizzate, le disallergizzate? Voi allergologi. Ascolta, senti, quando prendi le donne che hanno l'allergia... Puoi manovare. No, ora lo voglio sapere. Quando prendi le donne con l'allergia e sei lì che le disallergizzi, sì, cosa gli dici alle donne mentre le disallergizzi? Che te passai pizzicolo o no? Perché sennò che tu... Se no se lo fa passare io, Ma chi viene da te a farsi levare i pizzicore? La tua sorella. Ascolta, va bene, vai, ti ho detto siamo artisti. La tua sorella viene a farti levare i pizzicore. Mimmino, che me la pago una parte, Mimmino! È venuto a trovarci un amico, questo è più che un amico, è stato un grande compagno di viaggi della Bottega della Comicità, ma lui fondamentalmente, oltre che essere un buon monologhista, è anche un grande autore e cantante. Per quanto riguarda la musica, è uscito il suo CD, Niccolò Pagliai, Prenditi il rischio di un sì. Forza, Nicco. Di un sì, comincia a farlo ogni volta. Prenditi il rischio di un sì, cerca di far bene per te stesso. Prenditi il rischio di un sì e vanne fiero. Prenditi il rischio di un sì, prova a metterti in gioco, diventa più vero. Prenditi il rischio di un sì, con voce chiara e anche potente. Prenditi il rischio di un sì, fallo sempre con stile elegante. Prenditi il rischio di un sì e dimenticati un attimo del forse. Prenditi il rischio di un sì. Ognuno si prende i propri rischi. Io, ad esempio, mi prendo il rischio del prossimo ospite. Speriamo bene. E allora continuiamo a parlare di queste donne fantastiche che ci circondano. Vabbè, a parte... No, però, insomma, ci circondano queste donne fantastiche che... parlavamo di quando rimangono incinta, che c'è questa cosa. E poi inizia il problema della gestazione. So se questa gestazione è bellissima, che loro già al terzo quarto mese cominciano a dirti: amore, si muove? Sì. Ha mosso una gambina? Lo so. Ha mosso un piedino? Sì, amore. Amore, ha mosso? Sì. Amore, si deve muovere? Cioè, per forza, se no, se non si muove è un casino. E vanno a giro con questa pancina anche il 15 di dicembre, quando fuori c'è la neve, vanno fuori con questa pancina delicata, proprio, lo vedi, no? Che c'hanno sopra.
ci portano tu- e parlano con la pancia e ti fanno amore, e te li fai, dimmi, parlavo con te, parlavo col bambino. Ah, ho capito, vabbè. E sono questi 9 mesi incredibili che passano. Però, come ripeto sempre io quando si parla delle donne che io amo, nella vita di un uomo c'è sempre una donna, per cui anche nel momento più importante del parto c'è una donna. Che io mi ricordo, arrivo all'ospedale, c'era l'ostetrica, appena entrai feci, buonasera signora, sono il marito, e questa mi guarda, fa, la puerpera? Era gonfia, l'ho portata, c'era questa pancia, ma è puerpera? Ma... però siccome ci sa anche il parquet in casa, si è rotto le acque, ho detto, non vorrei che gonfiasse tutto, portiamo all'ospedale, c'hanno lì, e lei mi fa, ma è primipara? Dice, sì, ma c'ho il vaccino, c'è problemi, per quello c'è... Lei mi guardò serio serio, mi ricordo, mi fece, ma lei viene dentro? Mi fece, ma sei incinta per forza, cioè farò mia le cose. E allora, niente, mi portarono in sala parto, lì c'era il dottore, appena mi vide, mi fece, lei è il marito? Mi fece, va bene tutto, basta alzare rabbi. Se... dice, prenda questo telo e tamponi la moglie da dietro, a me. Non c'è problemi. E non faccio lo spiritoso? No, va bene tutto. Ora, il problema non è tamponare, il problema è che la moglie, tutti partoriscono sul lettino normale, la mia su quello olandese, che è un seggiolino, ci sta a sedere così, no? Cioè, lei ci stava anche comoda, il problema ero io a tamponare dietro così. Lei è entrata in sala parte alle 2.20, l'ha fatta all'8:15, se permetti, ogni tanto allungavo la gambina, il dottore mi fece, c'ha problemi? Dissi, no, mi faccio far menisca appena esco, niente preoccupato. Ora, la cosa grave qual è? Che te, una volta che la moglie ha partorito, dice, siamo a posto, no? Mi fa più sentire figliolo, mi fa sentire figlia. Te sei a casa, guardi la partita. Amore, vieni un attimo. Amore, ti ho detto vieni, un minutino. La moglie è talmente intelligente, ecco perché io amo le donne, perché avete una finezza tremenda. Che non è che ti urla, vieni, niente. Lei ti dice, va bene, senti fare, va bene. Poi lei prende il bambino, lo alza un attimo e con voce leggermente sostenuta lo guarda e gli fa, ciao. E sei orfano te, eh? E non ce l'hai, e te vai a fare, che vai a dire, fai, che devo fare? E la prima cosa che mi disse, quando andò là, mi disse, amore, bisogna cambiare il bambino. Io lo guardai e feci, aspettiamo, guardiamo almeno se è difettoso, cazzo, aspettiamo prima di cambiarlo, c'è questi 15 giorni di comporto che ti danno. E da lì, insomma, è stata questa cosa bellissima che ora io devo approfondire, perché ora lei è giovane, non ha figli, non ce l'ha, ce l'ha? Lei ha partorito, se ce l'ha, ha partorito. E quando ha partorito, com'era? No, lei come si sentiva? Sentiva bene? No, nel momento no. No, ma dopo com'era? No, dopo, quando dice, come stai? Bene. Quanti anni ha il suo bimbo, per sapere? 12. Era già. Ora? Cioè, a te ti dicevano, a parte come stai? Un po' stanca, ma sto bene, giusto? Sì. Ora va di moda la crisi postpartum, va di moda, eh? E te gli fai una, come stai? 12 anni fa, come stai? Un po' stanca, però tutto a posto. Vai da una, come stai ora? Gli fai, come stai? E questa fa, una crisi postpartum. Se c'hai? Crisi postpartum. Come? C'è crisi postpartum! Perché? Perché uno si deve... Perché? Perché va di moda la crisi postpartum. Allora mia moglie mi fece, non ce la posso più, vado via, perché non ce la faccio più. Mi fece, che devo fare, che devo cambiare canale, perché guardo la televisione. Vado via, sono le 4, fra 2 ore torno, alle 6 sono qui. Vabbè, perché ho la crisi postpartum, ando via. Se il bambino fa la cacca, cambialo. Vabbè, ando via, tornò dopo 3 ore, tornò, mi fece, l'ha cambiato il bambino. Ora, cambiato il bambino quando fa la cacca è un problema grosso, perché lì per lì, io ero primiparo, non sapevo quando facesse, e lo vedevi che il bambino quando si sveglia per la pipì fa così, no? Fa. Quando fa la cacca invece fa così. È vero? Diventano tutti rossi, durano una fatica, che io dissi, come fa a durare quella fatica lì? Allora dissi, provo, mi misi un pannolone anch'io, quello della mia nonna, mi misi di lato, accanto, e lo sai perché si dura fatica? Perché te sei grande, spingi e... Il bambino quando è convinto sia uscito, lascia andare, rientra, capito? E continua, è un continuo andare su e giù così, per cui una volta che la fa, si addormenta, mi dispiaceva svegliarlo. Sì, quando sono mia moglie fece, l'ha fatta la cacca? Dissi, sì, l'ha cambiato? Dissi, no, è sempre il solito. Non fa il cretino, l'ha cambiato? No, l'ho cambiato. Allora, le donne si arrabbiano. E allora, vuoi sapere perché l'ha cambiato? Non so più come fa.
Mi venne da guardare la scatola dei pannolini, intelligente, ogni tanto anche gli uomini, feci, stai calma perché c'è scritto anche sulla scatola dei pannolini, cosa? Fino a 3,5 kg avrò fatto un etto e qualcosa, cazzo cambia, c'è la crisi che c'è, insomma, è un casino pazzesco. Rosafina è una pasticceria di produzione propria e non solo, è anche pizzeria e ristorante aperto 24 ore su 24. Le prime brioche escono dal laboratorio alle 2.30 del mattino e poi a pranzo c'è la pizzeria e il ristorante. Nel pomeriggio vi aspettiamo per una merenda dolce o salata e dalle 19 apri cena. Poi comincia la cena, la pizzeria rimane aperta fino alle 3 del mattino. Il venerdì sera menù completo a base di pesce a 25 euro e il sabato e la domenica menù completo con tagliata sempre a 25 euro. Pasticceria Rosafina la trovi a Firenze in via Baracca 135. Svita Vita, il piacere di stare in giardino. La pasticceria Marcello a Firenze è pasticceria a produzione propria. Troverete specialità toscane e dolci di tutta Italia. Pasticceria secca e fresca, schiacciata alla fiorentina semplice o farcita con crema e cioccolata. Torte di tutti i gusti da ordinare per eventi e compleanni. Aperti a pranzo con i primi piatti in servizio veloce, aperitivo o apericena con buffet di nostra produzione. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta. Un mondo interamente dedicato a pile, batterie e caricabatterie di ogni tipo. E per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili, computer con oltre 30 anni d'esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce le batterie del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta a Firenze in via Baccio da Montelupo 53 e in via di Ripoli 69. Electromecbatterie.it. Gli antipasti per partire, i primi per godere, i secondi per confermare e i dolci per estasiare. Da Beppino ogni portata è un'esperienza di gusto e ogni giorno è il momento giusto. Trattoria da Beppino, via di Ripoli 13 Rosso a Firenze. Bisogna fare presto, il tempo è tiranno, è tiranno. Finito qui si va tutti a mangiare il panino al Sava, lampredotto, hot dog, hamburger... Quello che ti pare, panino da sabato, tutti insieme. Non vieni, non venire voi, che me ne frega. Sarà già tanti del resto, meglio così. Nemmeno te, non venite, mettete voi e basta. Tranquillo, non preoccupate. Da sabato voi. Certo che questo stile Rapronzolo a me non funziona. Aspetta, aspetta, il principe azzurro. Niente. Per me? Ah, del signor Gennaro, da parte del suo spasimante, non è mio, vabbè. Ecco, io sa come la penso, buonasera, sì, però se la mettessi un altro mezzo metro più in là, io... No, ma stia tranquillo, sono qui per acculturarla, signor Gennaio. Lei si ricorda l'etimologia del termine gennaio? Gennaio perché è nato a gennaio, evidentemente Pupella Maggio perché è nata a maggio, e Anco Marzio, il famoso re di Roma, perché anche lui nacque a marzo. E quindi... Diciamo, allora, sono qui, buonasera di nuovo, sono Baldo Baldi, della nobile famiglia dei Frescobaldi, Bozzi, Meneghini, Menegozzi di Palazzo Strozzi. Sono qui per acculturarla, perché io, come sa, docio, lei docia, ci dociamo, facciamo... No, io fo bagno, non doccia io, bagno. Senza dietrologia, ma no, lei senza dietrologia. Allora, lei è qui esattamente, diciamo... Perché sono dell'Accademia del Cruscotto, dell'Università di Fucecchio... Naturalmente, è mai venuto a Fucecchio al nostro circolo culturale, circolo gay, arci gay, culturale di Fucecchio?
il circolo intitolato a uno dei più grandi nostri interpreti, Cristiano Malgioglio. Non so ah, se beh, lo conosco. E abbiamo, siamo gemellati con Aldo Busi, circolo dell'Alta Italia. Lei, naturalmente, se viene, la acculturiamo. Lei non mi acculturi tanto, vada. Sono qui per presentarle alcune la mia pubblicazione più significativa sul professore docio in etimologia. Lei conosce il latino, queste frasi arcane, le frasi arcane le conosce? Un pochino. Arcane. Mutans mutandis, per esempio. Sì, sì, le ecco, cose sono, sono rimasto in mutande. No, perché la crisi. Errare humanum ovest. Lei no, si deve acculturare. Lupus in favollo, famosa frase in favollo. Melodia, la parola melodia, lei conosce? Melodia, certo, preghiera di una vergine. No, melodia vuol dire un motivo che... No. Anale, anale, la parola anale, anale so, sì, certo. Che succede ogni anno, esatto, anale. No, non succede ogni anno, anale è, diciamo, una via... Focaccia, la parola focaccia, esattamente, focaccia, focaccia, foca brutta e cattiva. Palinsesto che è arrivato dopo palinquinto, prima c'era palinquinto, palinsesto, avvoltoio, uccello avvolgibile, logico, avvoltoio, uccello avvolgibile. Bellissima questa parola, brodo primordiale. Vabbè, brodo fatto con un dado fossile. Boa, serpente galleggiante, lei è rimasto molto indietro. Fahrenheit, Fahrenheit, la parola. Fahrenheit, sono tipo tirar tardi la notte, tirar tardi, Fahrenheit, Fahrenheit. Battuta, 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 la tuta indossata da Batman. Vagina, l'ultimo. Vagina, esortazione a muoversi rivolta ad una signora di nome Gina. Vagina, vagina. Allora, tenga qui che le ho preparato una sorpresa stasera. Le sorprese non finiscono mai. Le ho preparato, visto che siamo ad anno nuovo, un bel oroscopino. Vuol fare un oroscopino con me? Legga, legga, non faccio doppi segni. Ariete, ariete, ariete. Non sono io. L'ariete. Siate parchi. Parco del Gran Paradiso, Parco del Gran Sasso, Parco del Circeo della Vittoria, Parco dell'Uccellina. Lo sapevo, questo nome mi ricorda qualcosa. Vabbè, vado avanti. Toro, toro, non invaghitevi della prima vacca che passa. Come? Potrebbe costarvi cara. Io ho sempre un fazzoletto rosso, alle volte qualche toro. Gemelli, siete perfetti per le camicie. Per voi nel 2015 tanto pesce, vi consiglio identici. Cancro, meglio prevenire che curare. Gita al tropico del cancro, naturalmente. Leone, occhio al caldo, specie d'estate, quando picchia il sole ed entra nel vostro segno, il famoso soleone. Meglio 100 giorni a pecora che uno da leone. Questo non condivido. Vergine, non è così. Vergine, veniamo alla vergine. Peccato, peccato. Cosa? Vergine, no, dico perché. Non è una disgrazia, questo segno va vissuto con serenità, caro signor Gennaio. Che disgrazia, è vergine, è un segno come altri. Tanto prima o poi succederà con lei, spero presto, signor Gennaio. Ci penso io a lei, la culturo io. Bilancia, fate la tara ai tanti discorsi che sentite, perché in giro c'è troppa gente tarata. Mantenete l'equilibrio, pensate e pesate bene le parole, perché vi innamorerete di un verduraio che non sa contare, i cetrioli sono assicurati. Scorpione, nel deserto del vostro rapporto non attanagliate il vostro compagno con le solite domande: dove sei stato, sei ancora innamorato, quanto mi ami da 1 a 10, tanto una scarpata vi arriva di sicuro definitivamente. Sagittario, non vagittate, se no si agitano tutti, e quest'anno sarà un anno di transizione, andrete a trans. Ma come andrete a trans? Capricorno, da distinguere la prima decade, i capri, per i quali è prevista una gita ad Ischia, capri, e la seconda decade, i corni, per i quali vale sempre il vecchio motto, corna e quattrini, chi ce l'ha, son sua. Acquario, con la luna in Plutone vi farà male un coglione. Quest'anno gita a Genova, segno col quale vi sentirete affini, i pesci. Ed infine pesci, chi dorme non vi piglia, non abboccate all'amo perché potreste innamorarvi. Oh, bravo. Sono stato farei un bel applauso per questo oroscopo dell'anno nuovo. Venga, fucecchio, che la culturo. Non vengo, le lascio il coso. Okay. Casomai un'altra volta, Arrivederci. Arrivederci. Comunicazione per Giovanni Allegri, secondo me è un tu vien più.
Io un po' sto tutte le volte a dire ora viene, poi non viene. Cioè, o viene o non viene. Vuoi venire, viene. Vuoi venire, non vieni. Vieni? Non vieni. Allora, quando faccio te spaventata. Allora. Mimo, non mimo. Mimo, non mimo. Mimo. Allora mimo. Stefano. Porcelli. Ah, buonasera, buonasera, ciao, grazie. Ciao, come stai? Bene, come stai? Bene. Ah! Come stai? Benissimo, bene. Guarda, fai bene il cuore, eh. Io per te il cuore mio, ti voglio bene, eh. Aia, mi fa male. Un bacio qua, un bacio. No, no, qua. Così, dai. Brava, brava, guarito, perfetto, benedito, brava, aia, qui, qua, qui, 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 bacio, qua, no, mocano, qua, 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 dai, sì, pochino, no, 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 mi fa male, ti prego, qua, qua, qui, qui, bacio, qua, dai, bene, oh, benissimo, wow. Che bene! Ah! Ah! Tutta, tutto, no, 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 niente, 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 meno male, niente. A posto, tutto a posto, tipo, ha paura, ha paura, ha paura, ha paura. Però io piccino, piccino, bene. E ti pone bene. Ti piace? Bene, ok, beh, ecco, io a te, 2 euro. No, che auguri per te, grazie, brava, brava, bene. Allora, guarda, io Mattia, Mattia, ok, senti, che colore? Giallo, che colore? Guarda. Giallo, brava, guarda, uno, poi, vedi. Ecco, guarda, Da, vedi, ta, ok? Va bene, ta. Tieni la mano. Prova, vai. Brava, brava, fermate. Bellissima, che colore, che colore? Per te? Brava, brava, allora che colore, bene, bene. Ok, proviamo, guarda, Da, guarda. Ta, senti, dai, prova, tutto a posto, piano, piano, ti rompe, calma, calma, mamma, che colore, rosso, te, tu, bravo, te, non fa nulla, bravissimo, guarda, ok, allora, colore, rosso, ta, vedi, ta, ok, ta, va bene, dai, dammi, ehi, mamma mia, facciamo io Mattia, guarda, 1, 2, 3, via, opra, wow, ha vinto, grazie, ciao. Pronto, lo stavo dicendo ora, bravo. Dimmi se la dico bene. Senza leggere. Le tecnologie più moderne, professionisti più aggiornati, in un centro odontoiatrico che garantisce cure dentali con standard qualitativi molto elevati, ma soprattutto con costi contenuti. Via del Pontale Mosse 43B a Firenze. Senza leggere. Non ci credi? T'ha ragione. È un me lo riorto, via. Ora studio, forse a volta provo. No, non sono denti, i denti sono a posto, sono io, mi ricordo. Mimmino, che me la pago una pasta, Mimmino!
Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie, caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili, computer, con oltre 30 anni d'esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce le batterie del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato pile Varta a Firenze in via Baccio da Montelupo 53 e in via di Ripoli 69. Electromecbatterie.it. Bar Ponticelli, da lunedì al sabato 5.22, la domenica 7.13. Colazioni con paste fresche della migliore pasticceria, ottimi cappuccini Illy, con Super Enalotto e ricevitoria Better, l'ottomatica, pagamenti, bollettini e ricariche. Ristorante Il Germoglio, pizzeria e cene per ogni evento, compleanni, feste, Natale e Capodanno, tutto anche senza glutine, certificato dall'associazione, menù su richiesta di pesce, carne e cacciagione. Immerso nella tranquilla campagna toscana, l'Hotel Neide propone camere con connessione Wi-Fi gratuita, bagno privato e il parcheggio è gratuito. Hotel 3 stelle con atmosfera familiare, a 2 km dall'uscita della Firenze Pisa-Livorno e a 30 minuti dalle più belle località della nostra terra. La pasticceria Marcello a Firenze è pasticceria a produzione propria. Troverete specialità toscane e dolci di tutta Italia. Pasticceria secca e fresca, schiacciata alla fiorentina semplice o farcita con crema e cioccolata. Torte di tutti i gusti da ordinare per eventi e compleanni. Aperti a pranzo con i primi piatti in servizio veloce, aperitivo o per cena con buffet di nostra produzione. Svita Vita, il piacere di stare in giardino. Gli antipasti per partire, i primi per godere, i secondi per confermare e i dolci per estasiare. Da Beppino ogni portata è un'esperienza di gusto e ogni giorno è il momento giusto. Trattoria da Beppino, via di Ripoli 13 Rosso, a Firenze. Electromec, via Baccio a Montelupo e via di Ripoli. Rigenerazione delle batterie, 30% grande risparmio, non si inquina, è bellezza, si rigenera tutto, anche le batterie della tua socia, la vuoi portare? No, lasciala scaricare così, meno che te la sei tolta, porti altre batterie, ce l'hai un cacciavite, qualcosa, porti quello, eh? Electromec, batterie, via, andare, liscio melone. Signor Gennaro? Se non mi chiamo Gennaro, sono 130 puntate. Cosa vuole? Aia. Mi dica cosa vuole, su. Le ho portato un ospite. Oh, ecco, non l'hai deciso così, mi pigli in magone, non so perché, proprio mi sento... Cos'è? Cosa fa? Chi è? È un uomo di pancia. Questo è bello, è importante, sia uno. Poi? Una testa calda. Un braccio rubato all'agricoltura. Uno solo? Uno. Vabbè. Io non so fra due chi è più imbecille, onestamente. Se lei va via o questo che arriva ora. Però vediamo chi arriva. Su, vediamo. Ah! Caro Cennario! Caetano Cennario! Siamo a posto! Si può chiudere e via andare. Buonasera! Buonasera! Cosa c'ha? Cosa fa? Si deturpa! Perché lei si autolesiona così? Madonna! È stata bella, da morire. Come quando era Pampigno. Eh? Come quando era Pampigno! Allora, caro Cennaio, perché lei così sembrava un'occhiata. Era da chi era? Da Pino? Questo mi è piaciuto che... No, lasci io guardi con l'occhio. Da chi era? Come io non la, lei è peggio di quell'altro. Comunque lei che ha dato del cece a me, anche lei è un po' facciolo, eh? Perché se tiene il microfono sull'occhio, è come il facciolo con l'occhio. Vada via o sta roba, mi fa senso, mi arriva con le questo tir. Sesso? No, sesso. No. Oh, boh. Mi fa un po' impressione. Allora. Lei arriva con... calla, perfetto. Allora, a cosa devo l'onore? Allora, hai fatto... Dunque, ho portato uno... Eh? È andato un bello di in bocca. Una cantante. Una cantante che... Cantante? È una donna, scusa, Una cantante. Quindi di conseguenza. Una cantante che lavora sull'autostratio. Mi dispiace, poverino. Titalio. Eh? L'autostrato Titalio.
Titanio? A 11, a Totici, tutta l'autostrada d'Italia. A volte vorremmo ricordare. Caterina Caselli! Ah, cantante. Caterina Caselli. Oh, bello, non so se l'hai mai trovato quando entra in autostrada. C'è la Caterina Caselli con Beppe Sparra che si alza. Quella... Con Beppe Sparra. Beppe Sparra. Ecco chi era quello. Io Beppe Sparra. L'ho visto. Lei sa chi ce l'ha messa lì a lavorare? Beppe Sbarria? Messa lei. Io. Sì, ma non si... Livello un enfisema se fa così, lo faccia, basta fare io così, non c'è bisogno di tirarsi le... si spacchi tutto. Mea culp, ho portato io. Allora, secondo me, io... Ma perché urla, stanno tutti qui? Cosa vocia? La sentiamo qua. Senti Cotorio. No, lasci stare la signorina. Cosa fa anche lei? Senti l'autore qua sotto. Abbia pazienza. Tanto ho levato tutta la scella, ho levato il pelio. Il pelio. Come a Siena? Come a Siena. Come dicano a Bari, il pelio di Siena. A Bari, ma certo, Bari è famosa per questo gemellaggio. Allora, guardi, non, lei è una gradita presenza, lei lo sa. No, però diciamo, gradito. Eh? Gradito, sono un uomo. Lei è un gradito... Lei è un gradito presenza. Io non posso parlare così. Però, ecco, cosa ci vuole far vedere, sentire? Che è successo? Un pancarre, cos'è questo? Un profitto. Questo è praticamente. Guardi, lei c'ha i segni, lo vedi? La O18. Eh? La O18. Che ha detto? La O18. Ho capito, ha detto la O18. Che vuol dire la O18? La O19 e la O20. Cioè, è una battuta di numeri. È una battuta. Io giuro, esco da qui e mi ricovero. La tengo non coi, mangi la tengo co, perché mi va sull'occhio. Allora ci vuole fare vedere qualcosa. Allora sì, faccio vedere cosa faccio vedere. No, non faccio vedere nulla. Ci vuole far sentire qualcosa. Lei è qui, ci sarà un perché. Sì, faccio sentire la canzone che ho lanciato ultimamente. La faccio fare anche a Sanremo. Saremo anche a Sanremo. Chi? Con io. Noi. Sarà io, noi. Sono napoletano. Un gruppo, quindi... c'è un gruppo. Lei. Sì. Che gruppo c'è? È un gruppo elettrogeno che a casa non c'ho la luce, quindi sei il gruppo elettrogeno. No, allora, volevo fare questa canzone che faremo a Sanremo con Cicci. Chi è Cicci? Carlo, quello di colore, Carlo Conti. Quello non è di colore Carlo Conti, Carlo è di Firenze. Non... Ma è di colore, glielo dico io. Glielo dico io, è di colore. Quell'uomo lì, faremo questa canzone che si intitola Nuchilo. Eh? Nuchilo. In inglese? Parte inglese. Luchilo che... parte inglese, parte inglese? E come, come... l'altra è parte europea, e fa così. La canzone io non... la fa ora? Nuchile patane, nuchile patane, 5 euro la casci fragra cocomere e la... scusa, scenario, scenario, scusa, scenario. Ci sono vari livelli di comicità, monologhi, anche cose diverse, però questa cosa qui delle fiabe politiche che ti fanno ridere, ma pensare e a volte anche incavolare, perché dici, porca miseria, c'ha ragione lui, guarda questa banda di farabutti, mi garba particolarmente. State a sentire come riesce a meleggiarli bene, mai quanto loro noi, ma insomma meleggia anche lui, meleggia. Senti Bellino. Vi racconto una favola politica musicale che narra di un paese dove cambiavano di continuo governi e ogni governo che arrivava tagliava qualcosa. Io taglio le province, io taglio le regioni, io taglio gli stipendi, mi sembra. Questo paese si chiamava Italia e gli italiani non ne potevano più di questa situazione e a questo punto non sapevano neanche come cantargliela questi politici. Addirittura arrivavano a cantare così. Buongiorno Italia, fai kebab e sushi, che delle noci ora mangi anche i gusci, e di negozi con la scritta compro oro, e uno su due che non c'ha più un lavoro. Buongiorno Italia con i saldi e sconti, che sono finiti dal quando c'è Monti. Con Equitalia che ti stressa l'esistenza, c'è chi ancora guarda l'apparenza. Buongiorno Italia e ai suoi governanti, che sono dei ladri proprio tutti quanti, fanculo a voi.
che vi spacciate da eroi. Lasciatemi cantare, non ho più niente in mano, ce l'hanno messo e l'hanno fatto piano piano. C'è poco da cantare ad essere italiano, mi sa che da domani divento talebano. Qualcosa dovrà pur fare l'italiano, ha ragione. Dai, che tutte le volte, eppure la persona giusta ce l'abbiamo avuta per 20 anni, la persona giusta, dai, quello della televisione, l'eterno ragazzo lì, no Gianni Morandi, quell'altro, quello che raccontava le barzellette, dai, neanche Pippo Franco, quell'altro, quello che diceva che ci ridava l'IMU, sì, ce la rimette un'altra volta, quello che ogni volta che arriva alle elezioni si presenta e canta così. E adesso andate via, io vincerò da solo, che se non stai con me vai pure a fare il polo. Salvini l'ha capito, mi ha dato anche la Lega, anche perché da solo verrai non fa. Se vinco le elezioni io vi abbasso il fisco, certo lo prometto, tanto dopo poi smentisco, vi ridò anche l'IMU, raddoppio le pensioni, posti di lavoro ne prometto 2 milioni. Se vinco le elezioni io candiderò i più belli, ministro del lavoro vi ci metto Balotelli, regalo le dentiere a tutti i nonni, resterò con voi altri 30 anni. Se vinco le elezioni, ma te levi dai, no, se vuol dire. Ah, io sono Berlusconi, no, se... ma perché finisce tutto Peroni? Vabbè, vado e scrivo una canzone di Claudio Battisti. Prato Ovest Car Service. Nuovo, macchine usate, macchine nuove, tagliandi, cambio gomme, tutto quello che ti può servire, ma soprattutto carrozzeria, cioè una fitta, ti ricano la fiancata, ti fanno il bozzolone, come? Non ti è mai successo? Sentiamo domattina, chiamami domani, Prato Ovest Car Service, no, non ti è mai successo, ma te chiami domani, hai visto, ma oh, quello non succede in 20 anni, succede in una notte, no? Potevamo farvi vedere i nostri servizi, vendita auto, carrozzeria, officina, gommista, elettrauto, diagnosi computerizzata, soccorso stradale, impianti GPL e metano. Potevamo farvi vedere una bella ragazza, ma la nostra non è una pubblicità normale. Vogliamo farvi vedere quello che facciamo. Per la vostra vettura verranno utilizzati veramente prodotti di altissima qualità e tutti i nostri servizi sono totalmente a domicilio. Svita Vita, il piacere di stare in giardino.
Rosafina è una pasticceria di produzione propria e non solo, è anche pizzeria e ristorante aperto 24 ore su 24. Le prime brioche escono dal laboratorio alle 2.30 del mattino e poi a pranzo c'è la pizzeria e il ristorante. Nel pomeriggio vi aspettiamo per una merenda dolce o salata e dalle 19 apri cena. Poi comincia la cena, la pizzeria rimane aperta fino alle 3 del mattino. Il venerdì sera menù completo a base di pesce a 25 euro e il sabato e la domenica menù completo con tagliata sempre a 25 euro. Pasticceria Rosafina la trovi a Firenze in via Baracca 135. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie e caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni, auto, moto, camper, carrozzine per disabili, computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce le batterie del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato pile Varta a Firenze in via Baccio da Montelupo 53 e in via di Ripoli 69. Electromecbatterie.it. La pasticceria Marcello a Firenze è pasticceria produzione propria. Troverete specialità toscane e dolci di tutta Italia. Pasticceria secca e fresca, schiacciata alla fiorentina semplice o farcita con crema e cioccolata. Torte di tutti i gusti da ordinare per eventi e compleanni. Aperti a pranzo con i primi piatti in servizio veloce, aperitivo o per cena con buffet di nostra produzione. Rematto, Firenze, Viale dei Mille. Ristorante, pizzeria, osteria numero... No, osteria e basta, senza il numero. Più avrei dei mille, c'è il numero, ma chi se ne frega, vicino allo stadio. Se stai di Firenze e non sai dov'è lo stadio, allora impiccati. E che va a fare Remato, Gesù? Potrei chiamarlo come erede di Houdini, come il mago dei maghi, come l'illusionista più illuso del mondo. In realtà lui è il mago Urcus. Sissi. Sissi? E Birbissi. Cioè? Un cane. Un cane? Sì. Sì. Ok, quindi gli diamo da mangiare? No. No. Una rezzina. Ok. Allora, ora voi lo vedete così, ma in realtà questo mago si è esibito nei più grandi teatri di Beirut. In Italia lo hanno visto a Chiavari. Allora, mago, ci siamo? Sì. Prima di una grande magia occorre riscaldamento. No. Ancora non hai imparato. Siamo in televisione. Sì. Ok. Occorre riscaldare la voce, quindi sciogli lingua. 33 Trentini andare a Trento, tutte e tre. Arcivescovo di Costanzo. Sopra la panca. Come? Sopra la panca. Ah, sopra la panca apra rampa. Sopra la panca? Apra crepa. No, più veloce. Sopra la panca apra rampa. No, non lo so. Bene, ci siamo. Iniziamo con il primo gioco. Grande magia è il mago Urcus. Che mi ha portato? Io ho sempre paura questi palloncini con lei. No, no. Devo stare tranquilla? Grazie. È tornato. Tutto qui. Tutto qui. Okay. Va bene. Il gioco c'è uno vero? Buon gioco. C'è uno vero. Il mago Urcus. Me l'ho portato da Beirut. E che è sto coso? È un'insegna. Un'insegna. Di un negozio che ha aperto ieri. E lei l'ha rubata? No. Era il mio negozio, era un pescivendolo. Ieri era un pescivendolo, ok. Quindi io devo fare la cliente, immagino. Sì, devi fare la cliente. Okay. All'inizio ci avevo scritto, oggi qui si vende pesce fresco. Quindi faccio la cliente che entra? Sì. Come mi ha detto lei durante le prove? Sì. Oh mio Dio. Regia, vai. Scusi? Che per caso vende il pesce soltanto oggi? No, lo vende anche domani e domani l'altro. Ecco, e allora come mai ha scritto nell'insegna oggi qui si vende pesce fresco? Lo sa che ha ragione. Quindi? Che fa? Vo fuori e tolgo dall'insegna oggi. Bene. E rimane qui si vende pesce fresco. Ok, il giorno dopo? Di nuovo la cliente? Sì, no, sempre lo stesso giorno. Sempre lo stesso giorno? Un'altra cliente? Un'altra cliente. Oh, io. Scusi? No, devi girare. Ah, devo girare? Sì, okay. Gira.
scusi. Sì. Ma per caso vende il pesce fresco soltanto qui o anche in mezzo di strada? Lo vendo qui e basta. E allora perché scrive qui si vende pesce fresco? Lo sa che ha ragione anche ora. No. Tolgo dall'insegna, monto sulla scala, tolgo dall'insegna qui. E rimane, si vende pesce fresco. Mm. Stesso giorno? Sempre stesso giorno. Altro cliente? Sì, dopo mezz'ora. Vai. Scusi, che per caso lei è un negozio? Sì, sono un negozio. Ma lei il pesce lo colleziona? No, lo vendo. E allora perché scrive si vende? È ovvio che lo vende, no? Sai che ha ragione anche questa volta? Devo togliere per forza si vende, si vende. E rimane pesce fresco. Dopo? Ultimo cliente della giornata, lo sai perché? Perché c'è da chiudere, bisogna pure... Perché sono 19.45 su. Ok. All'otto chiudono i negozi. Vai. Sì. Scusi, che per caso mi dà un chilo di pesce puzzolente? Come sarebbe a dire? Okay. Che vende il pesce puzzolente? No, lo vendo buono, fresco. Fresco? Sì. E allora perché scrive pesce fresco? È ovvio che è fresco. Lo sa che ha ragione. E tolgo anche fresco. Fresco. Quindi... Però, essendo chiusura, oltre ad essere un pescivendolo, sì. Io ero anche un pescivendolo, un mago. Allora, prese tutti i suoi coccini della sua insegna, sì. Le mise tutti insieme, poi feci. Boh. Mise un po' di sale magico. Ah, c'è il sale magico del signore del Conad? Sì. Ma sì? Ditelo dalla produzione. E come per magia era un pescivendolo. Io, visto il negozio era mio, io nel negozio ci scrivo quel che mi pare. Quindi... E ritornò, oggi qui si vende pesce fresco. È il mago Urcus! Ha finito? No, ultimo gioco per lei. Guardi, d'impresto veloce, il sale. Sì, è veloce, immediato. Aspetta, un po' di sale perché qui ci va messo tanto, è doppia dose. Sì. Da cima fino in fondo. Vai. Sì. Vado? Vada. Ma devo tenere? No. Ok. Basta, perché si consuma tutto. E come per magia, guarda che magia ha fatto. Urcus! Oh! Via, io mi scuso. Rosafina, Firenze, pasticceria, produzione propria, bar, ristorante, cena, pranzo, aperitivi, 28 ore su 24, la pizza alle 3 di notte, la brioche alle 3 di notte, la brioche dentro la pizza alle 3 di notte. Oh ragazzi, ma chi c'è? A mezzogiorno c'è la pizza e la brioche, però alle 3 di notte è notte. Rosafina, via Baracca, 135, Firenze. È diventato faticoso viaggiare delle strade, delle città d'Italia, poi io sto a Firenze, ma anche parliamo di Milano, Roma, è un problema, perché quando piove due gocce d'acqua si va nel caos, se nevica si va nel caos, l'ora di punta si va nel caos, che è sempre un gran caossino che non ci si gira più. Ma anche se riesci a girare, fare viale e destreggiarti, sai qual è la beca più grande? Il parcheggio. Non si trovano i parcheggi, in città non si parcheggia più, è diventato una cosa... Buonasera Gennai. Buonasera. Sandro Catorcio dell'omonimo autosalone Catorcio Motors, lo sponsor della trasmissione. Quindi, bravo. Caro Gennai, io ti invito a venire anche nel nostro sito internet. Sì, oltre com'è? Che com'è? Il nostro sito internet è www.catorciomotors.it. Venite a trovarci perché ci abbiamo delle auto. Belle. Quindi, caro Gennaio, te, con te stasera, fammi vedere. So che ti piace proprio andare in vacanza, andare con tutta la famiglia proprio in vacanza, quindi per ora te, ora proprio, solo per te, e ti piace andare al campeggio, mi hanno detto che ti piace andare al campeggio, quindi ti serve la macchina nuova. Ma potrebbe essere un'idea, non bravissimo, so, non pensato, allora ma... te la vendo volentieri, per te, solo per te, splendido! 238, vieni di qua. Cos'è? Splendido 238, eccolo qua, acqua marina. Guarda che splendido. È una cosa vecchissima. No, e questo è un chilometri zero.
un semamosso dai piazzale, vai tranquillo. Sì. È occupato, ma 5 minuti si levano da coglioni. Ah, è anche occupato? Sì, sì, no, questa, poi guarda, questo è famosissimo, eh. Come famoso? Questo è famosissimo, questo l'ha usato uno dei gruppi italiani musicali più famosi. Ma chi? I Nomadi. Ah, beh. E ci hanno anche ucciso il loro CD-ROM. E quindi beh, però... certo. Non dubito, su questo dubito, però... Dai, facciamo l'affare? Guardi, dai, ora occupate, però tira le tendine, dai, scaricabile, fatturabile, detraibile, basta me lo paghi, dai! No, non è che non sia bello, però io, se posso scegliere, vorrei viaggiare piuttosto, diciamo, da solo, non con tutta la famiglia. Lui vuole viaggiare, in gennaio vuole viaggiare da solo. Allora, se si può. Insomma, bene, 238 venduto. Allora, no, allora, per te. Guarda. Chi c'è? Guarda, seconda offerta di giorno. Oh, seconda offerta di magari giorno. Magari è più allettante. Assolutamente sì. Se ti piace viaggiare da solo, per te. Solo per te, questa mi è appena arrivata. Guarda, non l'ho fatta mai vedere a nessuno. Gennaio solo per te. Splendida monoposto. Cos'è? Vieni qua, vai, prendi, guarda per lì. Vabbè, però questa forse non ti far ingannare dall'aspetto che fa cacare. Stai tranquillo. No, allora, guarda, con questo vai in scioltezza, Gennaio, vai tranquillo. Questo praticamente, se vai a tutta tavoletta, se ti ferma la polizia, se a tutta tavoletta, non è che ti fa il palloncino, ti fa direttamente l'analisi delle urine. Quindi vai tranquillo. Poi te la fatturo così. Scarichi, eh? Ma come scarico? Allora, dai, facciamo l'affare, dai! Ma, no, dai, ma guarda, non è per me! Guarda che lavoro! Cos'è? C'è anche cos'è? No, ma poi me, non ti devi nemmeno fermare all'autogrill quando sei in autostrada, quindi facciamo l'affare, dai! Ma dai! Non sono convinto, come dire, non è male, ma... C'è qualcosa che non... so come... Monoposto no, il 238 no, vorrei, sì. E la macchina... E non... No, ma che scherzi, ma la macchina se no... Non vorrei... Che? Senza rancore. Ah, pensavo avesse... No. Non ti interessano le macchinucce che... No, magari... Senza rancore. Ho capito. Vai tranquillo. Mi dispiace perché... Cesso della tua sorella. Durante tutte le puntate praticamente vi ho parlato del Rematto, pizzeria, osteria in Viale dei Mille a Firenze vicino allo stadio. Non vi ho parlato ancora della regina, che è più matta del re, nel senso che lui fa le cose e lei le disfa. Cosa vuol dire? Andate a vedere, date retta a me. Pizze di tutte le forme, quadrate, triangolari, piramidali, perché poi il pizzaiolo è anche egiziano, quindi le fa perfette, eh? Ce le fa, ora sta provando anche la sfinge. Non so come verrà, è una via di mezzo tra il calzone e la pizza tradizionale. Re Matto, Viale dei Mille Firenze. Ciao. Oh, è un onore presentare questo duo che sta entrando, perché devi sapere, io conosco uno di loro da un casting che abbiamo fatto attraverso la bottega della comicità per un programma di comici su Rai 1. Quindi voi due era un comico. Ora invece hanno virato. Sì, lo conosco, l'ho visto. Ora fanno musica, e anche bella musica, sono diventati un duo, non so se li conosci. Ma certo, è lei che è out. Loro sono i Dust. Certo. Out, sì. Bella raga, qui Dale, Dust. Oggi sono qui per presentarvi il singolo di Step, Lacrime nella pistola. Questa va a chi lotta tutti i giorni e chi si sente un soldato. Ciao piccolo, ti scrivo da qua dove piovono bombe, proprio ora vorrei abbracciarne una. La tua mamma in guerra come nella vita, chi non è forte soccombe, ma papà manca dati bacio in fronte. E la nanna guarda come hanno ridotto i pianeti cattivi, l'avarizia va a precetto con l'egoismo. Tesoro, non temere della tua stanza, sono fuori i mostri crudeli, promettimi che da grande sarai migliore di loro. Non mi importa essere un eroe in battaglia, voglio esserlo solo per voi ogni giorno. Non siete la mia famiglia, siete la mia Italia. Il vostro pensiero è il mio biglietto di ritorno. Il tempo passa e chissà quanto sei cresciuto, ma papà finché non ti vedrà non mollerà. No. Ricorda che sei il sorriso stampato nel mio volto. Stanotte guarda la luna, ti penserò e ti abbraccerà. Mi accampo dentro ad una tenda che non consola, ma il mio amore vola e rompe la tua solitudine. Trattengo un urlo che porta il tuo nome in gola, lacrime nella pistola. E prego che queste ore non siano le ultime. Vorrei che tutto questo sparisse. All'improvviso
sole scurisce, eclisse, e mentre vorrei che tutto questo svanisse. Combatto per voi in apocalisse, che non è mia. Amore mio, non hai idea di quanto mi manchi. È così triste svegliarsi senza il tuo buongiorno. Sono sempre ma lo stesso, ma con gli occhi più stanchi. Non voglio che il tuo odore sia solo un ricordo. Ho le armi in mano, ma il tuo nome è nel cuore. La trincea è la mia casa, e l'elmetto è il tetto. Ora le lacrime si confondono con il sudore, ma ti stringerò presto, te lo prometto. Volevo una vita a fianco a te, ed ora è questa. Preferisco proteggere te che la nazione. Ricordi, da fidanzati ti chiamavo principessa. Ora ti chiamo regina, ma con la stessa emozione. Non pregare per me, basta che mi pensi. La nostra casa sarà ancora il nostro nido. Se vedo nelle stelle la luce dei tuoi occhi intensi, combatto per poterli rivedere dal vivo. Mi accampo dentro una tenda che non consola, ma mio amore vorrà rompere la tua solitudine. Trattengo un urlo che porta il tuo nome in gola, lacrime nella pistola. E prego che queste ore non siano le ultime. Vorrei che tutto questo sparisse. All'improvviso sole scurisce, eclisse. E mentre vorrei che tutto questo svanisse. Combatto per voi in apocalisse, che non è mia. Sotto questa dura armatura c'è il cuore di un semplice uomo. Le mani tremano, sì, per la paura di non vedere più il giorno nuovo. Sotto questa dura armatura c'è il cuore di un semplice uomo. Le mani tremano, sì, per la paura di non vedere più un giorno nuovo. Mi accampo dentro ad una terra che non consola, ma il mio cuore vuole rompere la tua solitudine. Trattengo un urlo che porta il tuo nome in gola, lacrime nella pistola. Prego che queste ore non siano le ultime. Vorrei che tutto questo sparisse. All'improvviso sole scurisce, eclisse. Mentre vorrei che tutto questo svanisse. Combatto per voi in apocalisse, che non è mia. Se ecco voi Step Pizzer, raga. Step Yo. Un applauso, grazie mille, raga. Qui la Dust, seguiteci su tutti i social, siamo su Instagram, Facebook. Quale manca? Di tutti di più, Instagram, Facebook, YouTube. Bella. E YouPorn. Centro Dentistico Fiorentino, tecnologie più moderne, professionisti più aggiornati. Via del Ponte delle Mosse 43B a Firenze, un'ottima organizzazione interna che ruota intorno al cliente. Cosa dire di più? Andare e provare. Finita, arrivederci e grazie, è stato un piacere. Sì, finita, quando io risono. Pensavo nella vita di aver visto di tutto. Ecco, brava, arrivederci, grazie. Ma non è stato così. No. Quindi? Pensavo che al peggio ci fosse una fine nel conoscerla. Bravo, quindi... E invece non è stato così. Pensavo di morire da ridere stasera. Ecco. E invece stasera... ci siamo tutti schiantati da ridere. Oh, si può andare via ora. È contenta. Arrivederci, sì, grazie. Mario Venturini, Catano Cennai, alla Rosa, non solo alla Fresca. Arrivederci, grazie. Prima ciao. Ciao. Sì, ma ti leviti qui, per favore. Oh, finita un'altra divertentissima puntata di Non Solo Aria Fresca. È finita. Però per consolarci non ci resta che andare tutti da Saba a mangiare un bel panino, predotto, hamburger, quello che vuoi. Poi il resto, Saba è il re del panino, eh. Altro che discorsi! Voglio fare un pezzo contemporaneo che non rimanga, che sia istantaneo. Poi mi faccio un tatuaggio sulla mia spalla che dice: guarda, ho un tatuaggio sulla pelle della mia spalla. Guarda bene, ne ho solo uno, se non me lo facevo non ero nessuno. Guarda, sono al cielo, è un'astronave. Ascolta questo brano, è una stronzata. Metto a disposizione della collettività la mia creatività. Mi rendo conto, non è elevata. Chi se ne frega, mi sento vivo. Ho poco tempo, voglio fare presto. E come Ernesto ho un e scrivo: Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, pompicci. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, pompicci. Tesso le mie lodi anche a Cervantes, perché ha scritto il Don Chisciotte. Poi mi fermo e guardo il Vigilantes, e quando se n'è andato vado a mignotte. Le donne che la danno non sono un danno, e poi sono molti quelli che ci vanno. Ci vanno i ministri, ci vanno i preti, lo sanno tutti, tu non ci credi. Il giovane Giovanni nel Decamerone racconta di un rapporto orale, come se nel Medioevo ciò non si facesse. Pose si ginocchioni a guisa tale che pregar volesse. Fare questa cosa piace proprio a tutti, siamo tutti uguali. Non è una casta, come la colazione all'italiana, un cappuccino
peperoncino ed una pasta. Oh, Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, oh, oh, oh. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, oh, oh, oh. Guarda la TV, quelli sono amici, ma poi si mandano a fare in culo. La cronaca nera si tinge di gossip, la verità scompare in un applauso dopo uno stacco pubblicitario. Tutti dispensano la sua opinione, anch'io voglio dire la mia opinione, ma la mia però non interessa, non serve a niente, non crea interesse. Ora questo caso non fa più ascolto, serve un altro volto, un altro morto. Voglio fare sesso con Gloria Guida, io ve lo confesso, amo Gloria Guida. Ho una collezione larga di fotografie di Gloria Guida, con Gloria Guida, nella liceale da sentirsi male. I suoi blue jeans sono troppo belli, una cosa ve la dico prima di finire, io Dorelli ti invidio da morire. Quando muoio non voglio un epitafio, ne voglio dire niente né lasciare un graffio. Ti chiedo solamente una cosa e basta, se vedi Nazareno offrigli una pasta. Mimmino, che me la pago 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 una pasta. Mimmino, oh, oh, Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, oh, oh, Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, oh, Canteso. Per un dolce risveglio provate le nostre paste fresche o semplicemente un ottimo caffè Illy. Ristoro, siete di fretta? Provate il nostro pranzo, alta qualità alla velocità di un self-service. Tabacchi, non solo sigarette, ma anche accessori e servizi telematici, gratta e vinci e super enalotto. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie e caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni, auto, moto, camper, carrozzine per disabili, computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce le batterie del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato pile Varta a Firenze in via Baccio da Montelupo 53 e in via di Ripoli 69. Elettromecbatterie.it. Svita Vita, il piacere di stare in giardino.